Caricodisti, buonasera. Tritto Outback 404x4. Eccoci con il coperchio del nostro selettore marce, selettore cambio, del CVT completamente rimontato. Ci eravamo dimenticati di farvi una piccola precisazione, comunque. Vedete il segno? Adesso siamo in folle. Girando un po' le ruote, speriamo di riuscire a inserire la retromarcia. Ok, entrata. Mi raccomando, è importante che segnate prima di smontarlo il punto esatto dove si trova la leva del selettore marce. Questo perché nel caso dell'Access, e comunque nel caso di molti quadricicli, il posizionamento della marcia, dal motore, viene letto tramite un sensore che è opposto all'albero e che comanda il desmo, quindi l'albero che è attaccato al tirante al vostro cambio. E se il desmo può anche essere allineato su questo, ma se non rispettate la posizione base di questo albero, cioè questo albero essere in sua posizione base, il motore reggerà una marcia diversa rispetto a quella che avete inserito. Quindi ci eravamo dimenticati di questo, un piccolo punto. Comunque, buona cosa, se non lo sapete, segnate sempre la posizione dell'albero in modo da poi rimetterlo inserendo la marcia nel desmo del cambio. In questo caso abbiamo segnato con il cambio posizione retromarcia, abbiamo ripristinato la posizione retromarcia in modo da essere sicuri che quando il cambio sia in retromarcia, che questa leva nella sua escursione copra completamente l'escursione del desmo del cambio e che questa leva sia esattamente nella posizione che deve avere perché il motore regga la marcia che è esattamente inserita. Cari quadisti, un saluto dal Fero.